matrimonio. Fanno tutto loro al posto tuo. No, non metterò la corona, mamma. Devo lasciarti, faccio tardi a lezione. Ti voglio bene, ciao. La nostra preoccupazione principale sono i nostri pazienti. Oggi abbiamo con noi un giovane volontario dell'ospedale, il signor Lars Jensen. Ha 11 anni, dolori al torace e un rash sull'addome e anche tosse. La vostra diagnosi? Polmonite batterica. Ma visto il rash, potrebbe essere varicella. Grazie per essere con noi, signorina Morgan. Perché allora non scende qua giù per dare un'occhiata? Sì, dottore. Ciao, Lars. Salve. Guardiamo questo rash. Dottore, le dispiacerebbe passarmi un tamponcino e dell'alcol? Come desidera. Grazie, dottore. Sentirai un po' di freddo. A quanto pare abbiamo un caso grave di rossetto virale. Qualcuno ha usato il trucco della mamma? Mi fa tanto male il torace. Davvero? Sì. Il mio cuore duole per te, Paige Morgan. Ok, furbacchione, su, va via di qui. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho conosciuto la mia futura regina. È una vera volpe. Ehi, volpe regina. Molto divertente. Senti, un po' di amici verranno in camera mia più tardi a studiare. Vieni anche tu? Non ce la faccio stasera. Lezione di danese? Mi vedo con Edward. Romantico? Voi due vi sposate fra 3 settimane. Lo so, ma è stata una vera follia ultimamente. Tra le lezioni e l'organizzazione del matrimonio non riusciamo mai a stare insieme. E così ne approfittate? Ci vediamo domani, Jay. Bene. Ciao. Oops. Seren! Temo che i miei doveri non si estendano a questo genere di cose. Seren, lei che ci fa qui? Dov'è Eddie? Mi rincresce, ma Edward è impegnato in Parlamento, signorina. Di nuovo? Temo di sì. Si scusa e le chiede un'altra possibilità. È così che si dice? Seren? Sì, signorina Paige. Questa non è la strada per il palazzo. Una piccola deviazione, se non le spiace. Ci sono delle carte che dovrebbe firmare. Ci vorrà solo un minuto. Nella sala est, questa volta. D'accordo, Soren. Sono attratte da te. Come hai fatto? Ho razziato l'intera popolazione della monarca azzurra d'Europa. Ma vedi, sarebbero venute comunque. Dicono che quando catturi una farfalla devi esprimere un desiderio e poi liberarla. La farfalla porta il desiderio direttamente agli spiriti. Beh, allora funziona perché il mio desiderio si è già avverato. Beh,
dal Palazzo Reale con le loro maestà Rosalind e Harald, la futura regina consorte Peiger e Edward. Vostra maestà, è vero che eravate compagni di laboratorio all'università? Sì, si può dire che c'è stata dell'alchimia tra noi. Quindi Paige l'ha colpita con la sua abilità ad adattarsi al nuovo ruolo? Sì, certo, sì. Assumersi l'onere di diventare regina e studiare per diventare medico, è notevole. E qual è stata la cosa più impegnativa per lei, signorina Paige? La lingua. Voglio dire, il danese è una bellissima lingua, ma è piuttosto impegnativo impararla. Vorrei tanto saperla parlare correttamente. Du blir hurtig flydende. Conto di riuscirci in poco tempo. Il matrimonio reale di re Edward e della sua futura moglie, la signorina Paige Morgan, avverrà tra 3 settimane. Non perdete la diretta qui sul canale. Ma è cieco, Harald? Quella ragazza non è altro che una borghese in cerca d'oro. Non le permetterei di sposare mio figlio. Non deve preoccuparsi, signore. Uno, lei non ha un figlio maschio. E due, l'unico oro che le resta da cercare è quello nei suoi denti. Sono il cugino di quarto grado del re di Norvegia. Non accetto il sarcasmo da gente come lei. Sì, vostra altezza reale. E io sono solo il suo umile ragioniere. Dunque, lei insiste, Henrik, nel dire che i miei fondi attualmente sono alquanto scarsi? Beh, in realtà potrei dire che lei è insolvente, in bancarotta, in bolletta. Basta, basta. Se io fossi cugino di terzo grado del re, sarei molto, molto ricco. Ma questo non cambierebbe la sua triste storia di scommesse sui cavalli. Henrik, non l'ho chiamata qui per parlare delle mie passate sciagure finanziarie. L'ho fatta venire per mostrarle questo. E di cosa si tratta? Della mia salvezza. Oh no, per niente, quell'uomo è senza pietà quando si tratta di vestiti. Magari senza speranza, vuoi dire? Gabriele è molto crudele. Vostra maestà, vostre altezze, posso portare qualcosa da bere? Certo che può, desideriamo ardentemente una bottiglia dell'83 di Chateau Margaux. Provvedo subito. Vlad, qual è la grande occasione? L'occasione è che ho una gran sete. Mi scusi, a me andrebbe una birra. Qualunque cosa alla spina va benissimo. Bene. Come potete vedere, questa è un'autentica danese. Sì, prendo una birra. Grazie, anche. Noi siamo fedeli al nostro Margaux, vero? Ah, certo. Edward, starai nel nostro box a Monaco? No, non ce la faccio quest'anno. Ho cose migliori da fare, come governare il paese. Oh, boohoo. Sì, boohoo. Beh, allora perdi tra l'altro la tua principessa preferita che stappa lo champagne e assegna il titolo al circolo dei campioni. Cornilla, mi annoierò fino alla morte se sarai di nuovo tu. Oh, smettila. E tu, Paige, per favore, dimmi che verrai al Grand Prix. No, non credo di poter andare a nessun premio quest'anno. Sarò in biblioteca e cercherò di prendere la laurea. La sentite? Questa è la mia bambina. Gabi, forse invece di stappare champagne a Monaco dovresti stappare una birra e lanciare una moda. Sì, ha ragione. Allora, dov'è il vino? Vogliamo il vino. Sai, quando ero piccolo ero terrorizzato da questi busti. Credevo mi osservassero, che si sarebbero animati e mi avrebbero inseguito. Non capisco perché. Sembrano amichevoli. Beh, mia madre pensava che fosse il timore di non essere all'altezza delle loro aspettative. Credo che ci sia un fondo di verità. Non sembra che mi approvino molto. Chissà che direbbero di noi. Che direbbero di noi? Direbbero... Edward, tu sei un fortunato bastardo. E guarderebbero il tuo busto. Busto, corpo, hai capito la battuta? Caspita, il mio danese è spaventoso come la tua battuta. Sapessi come lo adoro, quel tuo sorriso felice. Invece del mio sorriso infelice? No, invece del sorriso stentato, del sorriso diplomatico o... E questo sarei io? Sì, molto garbato, autoritario, un lieve fremito delle narici. Sembra che tu mi conosca abbastanza bene. I fiorai sono molto onorati, devi solo approvare il centro tavola. Andrebbe bene domani dopo la lezione di biologia, diciamo alle 3. Perfetto. I sarti aspettano la prova finale dell'abito da sposa. Oh, non riesco a farla domani, alle 9 ho anatomia applicata, disseccioniamo una cistifellea. Incantevole. Sì, Søren.
Regina Rosalind, signorina Page, mi dispiace disturbarvi, ma il principe Albert di Norvegia è in biblioteca. Nella biblioteca, Albert, adesso? Sì, vostra maestà. È venuto senza preavviso, ma dice di avere questioni urgenti da discutere. Sua Altezza e Edward si sono già avviati. Grazie, Sören. Li raggiungerò a breve. Albert e Harald erano a scuola insieme. È un amico suo? Non proprio. È sempre stato invidioso della nostra famiglia. Allora perché è venuto qui? Questioni urgenti significa che vuole del denaro in prestito. Albert? Vostra maestà, incantevole come sempre. Harald? Albert. Ti ricordi di Edward? Ma certo. Ricordo di quando imparavi a giocare a scacchi e quanto detestassi perdere la regina e ora sei re. Piuttosto buffa la vita, vero? Sì, è vero. Basta chiacchiere, quanto ti serve stavolta? Harald, ferisci i miei sentimenti. Non sono qui per denaro. Midlauskeletland, Bugges. Con la legge si costruisce un paese. Ecco, questa, signori, è la copia originale del codice dello Jutland promulgato nella città di Vordingborg nel 1241 anno domini, una delle dottrine più significative del Conosciamo Medioevo. Bene la dottrina, Albert. Per quale motivo l'hai portata qui? Quando un figlio succede al trono da celibe, deve sposare una donna di nobile discendenza e consolidare la monarchia. Nel caso in cui una donna simile esista, egli deve acconsentire a sposarla, altrimenti è costretto a rinunciare al trono. È una specie di scherzo? Nessuno scherzo. Il caso vuole che mia figlia, la principessa Kirsten, è esattamente la donna di nobile stirpe a cui questa legge di successione fa riferimento. Questa sua legge è roba del Medioevo, è arcaica quanto le cinture di castità. Non è mai stata abrogata o modificata, quindi, secondo la Costituzione danese, è ancora vigente. Edward, raggiungi Paige nei miei appartamenti mentre tuo padre e io parliamo con Albert. È una storia assurda. Scusi, signore, non l'avevo sentita. Dovrebbe perfezionare la sua tecnica di ascolto. Sì, signore. Voglio scusarmi, signore. Mm-hmm. Vuole che la perfezioni subito? Splendida idea. Grazie, signore. Abby, sei sicuro che non dobbiamo preoccuparci? Assolutamente no. Pensa che in Norvegia i tabloid hanno soprannominato affettuosamente Albert Bassezza Reale. E credimi, il titolo è ben meritato. Che mi dici di Kirsten? La conosci bene? Era la mia migliore amica quando eravamo piccoli. E com'è? Simpatica. Ah, vuoi dire che aspetto ha? Beh, a essere del tutto sincero, Kirsten è sempre stata un po' pienotta. Lo dici solo per farmi sentire meglio? No. Paige, senti, fra 3 settimane mi unirò in matrimonio con la più affascinante e splendida ragazza del Wisconsin. E né una legge né uno spiantato impediranno che questo possa accadere. Chiaro? Vieni qui. Sören, questa è per lei. Grazie, signorina Page. Qualcosa non va? Perché pensa che qualcosa non vada? Sta sorridendo. Beh, ho appena ricevuto un presente. Ha quella strana espressione in faccia da quando è arrivato. Non se n'è andato? In effetti sì. È andato all'aeroporto. Ah, perfetto. Qual è il problema? È andato lì a prendere sua figlia, la principessa Kirsten. Sembra strano che
questa oscura legge venga improvvisamente rispettata. In Danimarca rispettiamo le leggi. Madre, questa non è la legge, è un complotto ordito da uno stupido. Anche se è una legge obsoleta, temo che sia valida. Ogni passo che compiremo avrà grosse conseguenze per noi e per lo Stato. I nostri avvocati sono i migliori del mondo. Troveranno una soluzione. La soluzione è che io sposi Paige. Naturalmente lo è, Edward. E tuo padre e io faremo tutto quello che è in nostro potere per fare in modo che avvenga. Comunque Albert è d'accordo nel tacerlo alla stampa. Questo ci darà il tempo di trovare una, come si dice, una scappatoia legale. Però che facciamo nel frattempo? Prepariamo il matrimonio. Per il resto della corte, il principe Albert di Norvegia è in visita di cortesia con sua figlia. Kirsten sa che suo padre ha ordito questa trama, perché non credo che sarebbe d'accordo. Edward Page, come re e regina, scoprirete che molti vi amano, ma altri vi vorranno distruggere. In ogni caso, dobbiamo sempre fare quello che è giusto per il popolo. Kirsten è arrivata. Oh, vi sono infinitamente grata. Eddie, al mio paese quella non si chiama pienotta. Edward? Kirsten, non ti avrei riconosciuta. Sono passati 9 anni. Come stai? Ah, molto bene. Lei è Paige Morgan, la mia fidanzata. Lei è... Paige. Ciao. Stavo letteralmente morendo dalla voglia di conoscerti. La ragazza americana che ha rubato il cuore della Danimarca. Davvero, il piacere è tutto mio. Cerca di muoverti, Kirsten. Ci accompagnano alle nostre camere. Io sono affamato. Rimanda le reminiscenze. Scusate. Beh, Paige, ci vedremo dopo e ti racconterò tutte le storie imbarazzanti su Edward che non vuole tu sapere. No. E tu? Dobbiamo recuperare un po' di tempo perduto. Dieta drastica, eh? Mm. Mm. Le ramificazioni nervose cutanee laterali del cavo toracico provengono dunque dai... Nervi intercostali. Molto bene. Non riesco proprio a capire perché ha voluto cenare con lei da solo. Durante lo sviluppo, gli abbozzi embrionali degli arti superiori ruotano approssimativamente di 90 gradi. In quale direzione? Lateralmente. Ha detto che lei sarebbe stata più a suo agio senza la mia presenza. Ah, sì. Sì. Vero o falso? Tutte le vertebre cervicali hanno processi spinosi bifidi. Falso. Preferirei che lei non assomigliasse a una top model. Forse dovremmo passare alla lezione di danese. Scusi. Non c'è bisogno di scuse. Ma se posso permettermi, signorina Page, la sua gelosia è immotivata. Non sono gelosa. Quale donna sarebbe gelosa di una splendida, bionda principessa norvegese? Se la mia opinione può tranquillizzarla, beh, credo che francamente, come dicono al suo paese, quella lui non la vede proprio. Wow. Edward, senti. Devo dirti che mi sento così imbarazzata per il comportamento di mio padre. Beh, sì, lui è un po'... La tua povera fidanzata mi vedrà come la strega cattiva che vuole il suo posto. No, affatto. Le ho detto che non ti saresti mai coinvolta in questa storia. Vuoi dire che non mi odierà? No, no, no. Lo sai, in realtà io credo che voi due vi intenderete. Sembra una ragazza fantastica. Sì, lo è. Deve esserlo per conquistare uno come te. Beh... È molto gentile che tu dica questo. Ma quanto tempo? Oh, è vero. Ricordo quando sono venuta a passare l'estate qui. Dovevo avere circa 8 anni. Allora Oddio. Tu dovevi avere... Avrò avuto 10 anni, sì. Ricordo di essere venuta nella tua camera da letto e averti chiesto se volevi giocare. E tu ti sei voltato con la faccia seria e mi hai detto: Kirsten, noi non siamo più bambini, sai. Non devi chiedere a nessuno se vuole giocare. Devi esigere che lui faccia qualcosa. Sì, ricordo. Eri un bambino veramente detestabile. Grazie. Ma devo ammettere che eri l'unico che non mi prendeva in giro perché ero grassa. L'ho sempre apprezzato. Beh, i ragazzi sanno essere crudeli. Però ammettiamolo, eri un po' una palletta.
Vorrai scusarmi, ma neanche tu eri uno schianto in quel periodo. Comunque sappi che ti sono amica. Devi credermi. Sì, lo so e ti ringrazio. È stato bello rivederti. Anche per me. Salute. Salute. Ciao, mamma. Sono Paige. Stai per cominciare la tua giornata. Io sto per addormentarmi. Ma avevo una gran voglia di chiamarti e dirti che... che va tutto bene. E che non vedo l'ora che veniate. Da un bacio a papà. Sono così contenta che tu abbia accettato di parlare con me. Mio padre si sta comportando come un perfetto idiota. Mi dispiace che causi tanti problemi prima del matrimonio. Posso farti una domanda? Certamente. Perché tuo padre fa questo, se è una cosa che tu non vuoi? Perché non è importante quello che voglio, ma quello che lui vuole vivere indirettamente attraverso di me. Essere sposata con un re, un titolo che lui non avrà mai, è questo. Giusto. La mia teoria personale è che stia attraversando la crisi della mezza età. Mio padre l'ha attraversata a 40 anni. Si è messo un orecchino. Oh, che tragedia! Paige? Una cosa simile non la direi mai. Ma perché? Tu non sei brava a mentire. E chi parla di mentire? Io parlo di non dire, è un po' differente. Era una situazione un po' tosta, in effetti. Tosta? Che c'entrano i tosta adesso? Vuoi dei toast? Buongiorno. Oh, buongiorno. Nostra vista. Ciao. Che c'è di buffo? Niente, sì. Facevamo colazione, ho detto tosta e lei ha capito tosta e allora dovevi esserci. Ah, sembra esilarante. Certo, davvero divertente. Lo sai, dobbiamo andare. Oh, già, penso di tornare qua più tardi. Dove avete intenzione di andare? Kirsten vuole farmi vedere alcuni dei suoi posti preferiti di Copenaghen. Oh, andate a fare shopping. A dopo. Sì, ma non dilapidate le casse dello Stato. Ha capito tutto. Sì, vero. Sì, è lui. Sorridete. Guarda un po'. Hai un vestito elegantissimo. È un pochino nervosetto. Per quanto resterà in città, Kirsten? Non lo so. Spero abbastanza da smuovere le acque. Questo amore da favola è di una noia mortale. Voglio che i migliori giuristi del paese lavorino 24 ore al giorno sul caso. I miei colleghi e io confidiamo di risolvere il caso entro una settimana. Bene, dobbiamo risolvere la faccenda presto e senza chiasso. C'è un matrimonio da organizzare. Ciao, Paige. Ciao. Vai in biblioteca? Sì. E tu dove te ne vai? Vado in città. Devo fare una commissione. Ma ci vediamo con te e Edward al ristorante. Fantastico. Ciao. Oh, hai intenzione di tornare a palazzo a cambiarti? Non penso. È un posto informale. Buona giornata. Anche a te. Credevo che fosse un posto informale. No, stai bene. Non preoccuparti. Salute, piccioncini. Paige, come fai a essere così bella qualunque cosa indossi? Kirsten, ti sei cambiata. Oh, giusto, ho dovuto. Ho incontrato l'uomo dei miei sogni in città, ma mi ha versato addosso tutto il suo drink. Beh, il branco si è già riunito. Vogliamo unirci anche noi? Vieni. Ciao. 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 Ciao, ragazzi. Cattiva, cattiva, è veramente proprio da te. Oh. Planare in Danimarca senza farti annunciare dalla fanfara. Come no, stai, Kirsten? Gabby, quanto tempo? Hai un aspetto irresistibile. Beh, questa è Nena, no? Ciao. Ma dimmi un po', Kirsten, perché tutti questi sotterfugi? Ciao, baby. Ciao. Edward, ti voglio sfidare sul campo quest'anno. No, non ho tempo per il polo, Vlad. Cioè, non hai tempo per divertirti? Sì, pronto. Sì, devo rispondere un secondo. Bene. Paige, vogliamo ordinare una birra? Io proverò il vino. L'esercizio rende perfetti. Allora, Carmilla, raccontami tutto. Stai ancora con quel tale, come si chiamava? Il principe greco? No, non quell'adone abbronzato, no. Il Norm.
Oh, dici il barista? Oddio, no, è stato solo un flirt. Me lo ricordo, i tuoi erano letteralmente fuori di testa. Sono uscita con un norm prima di Vlad, prima che cominciasse la nostra storia. Che gattarandaggia, non ne sapevo niente. Aspettate, siete uscite tutte e due con uno che si chiamava Norm? Oh, oh no, no, non è così. Norm è solo un soprannome? Oh, sì, una persona comune, uno normale, uno del popolo. Io volevo dire... mi è sfuggita, mi dispiace. Siamo delle stupide. Paige, mi dispiace, non volevamo sembrare snob. Gabby si riferiva al problema del conflitto culturale. Provenire da mondi così diversi a volte può generare problemi. Ma tu, Edward, non avete nulla di cui preoccuparvi. No. I suoi ti adorano, la Danimarca ti adora e anche noi ti adoriamo. Oh, ecco, oh, Edward. Voglio proporre un brindisi a Paige di Danimarca. Ah, salute. Ah, salute. Salute a tutti. Salute. Che mi sono perso? Avanti. Momento, momento. Momento. Come in. Ma è fantastico. Volevo uscire per fare shopping, ma vedo che stai studiando, quindi... Ci provo. Ehi, è una lingua difficile. Non arrenderti. Ho la sensazione di capirla abbastanza, ma ho difficoltà con la pronuncia. Questa è robaccia. Il problema non sei tu, è quello che ti insegnano. Insomma, dammi retta. Io parlo 7 lingue. E l'unico modo per imparare una lingua è l'immersione totale. Ho imparato più francese vivendo a Saint-Tropez per 5 mesi che dopo 5 anni di studio. Che cos'altro hai imparato a Saint-Tropez? Ti piacerebbe saperlo? No, davvero, posso aiutarti. Ci facciamo una chiacchierata. Beh, sarà una conversazione breve. Allora, mia cara Paige, come va il tuo danese? Beh, va terribilmente bene. Le ho dato qualche lezione. Un gesto gentile, Kirsten. Sì, Paige fa di tutto per imparare il danese in fretta. Allora, dici qualcosa di interessante. Ok, vediamo un po'. Troning er en esel. Hunke gotli het vrouw med nomsen. O tise po plomsterne. Beh, è estremamente insidiosa come lingua il nostro danese. Perché non ci accomodiamo in salotto per il dessert? Splendida idea. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Ah, beh, hai definito mia madre un asino. Ah, un asino che dimena il sedere. No, io ho detto che ha il pollice verde e che agita la mano e i fiori crescono, sai, per le sue orchidee. Io non ho detto asino. Oh, sì, l'hai detto. Ma sai una cosa? Hai un'ottima pronuncia. Buongiorno, Copenaghen. Ecco le ultime novità dagli Stati Uniti, il fortissimo single lanciato da The Drop. Waking up and now I'm gone. I can hear, I can hear. Alzati e risplendi! Adoro questa canzone! È un peccato, non so ballare. Comunque, ho una piccola sorpresa per te. Un regalino. Oh, che bello! Questo è il vestito che ho provato al negozio. Sì, ho visto che ti piaceva e non ho resistito. Lo metto oggi al ricevimento. Ma è un'idea fantastica. Grazie mille, Kirsten. Wow, sei molto carina. Mi ha fatto piacere. Finalmente la nostra ospite d'onore. Birgitta, è tutto bellissimo. Uno splendido pranzo per una splendida sposa. Le sono molto grata per quello che fa. Non c'è di che. Ha un aspetto meraviglioso. Che abito incantevole. Grazie. Paige, va tutto bene? Sì, ho solo un po' di prurito. Si accomodi. Che meraviglia.
meravigliose sculture. Grazie, del Bernini, XVII secolo. Le abbiamo prese da Sotheby. Non sono favolose? Incantevoli. Non hai prurito? Prurito? Sì. No. Ah, credevo ci fosse qualcosa nell'aria. Ah, buon pomeriggio, signore. Edward, che tempismo. Paige sta per aprire i doni. Ah, meglio che torni domani. Ok, allora procedo e comincio con questo. È un regalo di Vivian. Paige. Oh, scusa. Ok. Carino. Paige, mi dici che stai combinando? Non lo so, mi prude dovunque, da morire. Beh, allora aprirò quello là. Vediamo, c'è un biglietto qui. Paige, c'è un biglietto. Paige Edward, per una vita... Per una vita ricolma d'amore, vita, amore e felicità, da Greta. Greta, grazie. Grazie. Sì, bene. Vediamo cosa c'è qui. Oh, pinze! Oh! Pinze da cucina. Belle. Stavamo giusto parlando di pinze ieri e di quanto ne abbiamo bisogno. Grazie. Beh, apriamone un altro. Questo qui. Oh, un dono di peso. Guarda un po'. Mi dispiace tanto. Mi dispiace. Scusatemi. Mi dispiace. Sì. Hai visto? Credo che vada presa con le pinze. Paige! Ma che ti è successo? Stai bene? Sì, sto bene. No, non lo so. Io sono così imbarazzata, mi sento piena di formiche. No, forse hai una reazione a qualcosa. Ora calmati. Paige, stai bene? Posso aiutarti in qualche modo? No, hai già fatto abbastanza, Kirsten. Un secondo. Paige, aspetta! Credi che Kirsten c'entri in qualche modo? So solo che più Kirsten si comporta da amica, più le cose mi vanno storte. Senti, tu sei sottoposta a una grande pressione. Ti ritrovi Kirsten e la sua famiglia che stanno qui. Albert, a cui sembra che tu non piaccia, ha i tuoi studi. Ma credo che tu confonda padre e figlia e francamente ti comporti un po' da paranoica. Conosco Kirsten, non farebbe mai le cose che l'accusi di fare. Coraggio, va a parlarle. Potete risolvere la faccenda. Fallo per me. Fallo per me. Andiamo. Kirsten?
Kirsten! Eccoti qua. Ti stavo giusto cercando. Wow, Kirsten. Mi hai spaventata. Paige, che fai in camera mia? Beh, ero venuta a cercarti per chiederti scusa. Ma poi ho trovato questo. Me l'avevi quasi fatta. Non so di che stai parlando. Oh, andiamo, Kirsten, so di che si tratta. L'urusciolo è una sostanza contenuta nell'edera velenosa che causa una reazione allergica alla cute. Sono un ospite qui, Paige. Può appartenere alla persona che era in questa camera prima di me. Giusto. Allora il duca di Windsor sta cercando ovunque il suo talco dopo bagno che fa venire il prurito. Posso vedere? Capisci? Lo sapevo che avrebbe funzionato, ma non credevo che avrebbe funzionato così bene. Insomma, la statua di Bernini finita sulla torta. Paige, una scena impagabile. Io non riesco a persuadermi di averti invidiata. Oh, non sentirti in colpa. È naturale che provi invidia. Insomma, sei una ragazza carina, Paige. Ma ammettilo, sei un po' fuori dal giro qui. Non è colpa tua. Ti sei trovata immersa in una favola. È comprensibile. Ma vedi, il problema è che Eddie non potrà mai sposare una mungivacche da 4 soldi. Edward e io ci sposiamo tra una settimana. Non sai arrenderti quando la partita è ormai persa. Non è affatto una partita persa. Ci sono solo i reali e i norm. Io ho proprio paura che non stiano bene insieme. Per quanto duramente ci possano provare. Ma Edward conosce il tuo pensiero? Lo troverebbe molto interessante. Oh, fa pure. Di a Edward quello che vuoi. Ti prego, io ti sfido. Eddie e io ci conosciamo da una vita. Finirà nel solito modo spiacevole della mia parola contro la tua. Quindi, in ogni caso, comporterà altri problemi per te. Darai a Eddie un'altra ragione per pensare che sposarti è un enorme sbaglio. Ehi là! Ah. Allora? Avete risolto tutto? Va tutto bene. Abbiamo solo chiarito un malinteso. Bene. Perché l'ultima cosa che desidero è che la mia più vecchia e cara amica e la mia fidanzata siano in guerra fra loro. Vado al piano di sotto. Volevo dirglielo, ma non ce l'ho fatta. Sembrava così sollevato che tutto andasse bene. E allora? Hai paura di dargli un dispiacere? Paura? No, il fatto è... Insomma, che differenza può fare? Non cambierebbe la legge, non aiuterebbe a trovare le scappatoie e lo sottoporrebbe ad altra tensione. Devo affrontare la cosa da sola. E che hai intenzione di fare? Batterla al suo gioco?
Posso avere la vostra attenzione, per favore? Il re Edward. Grazie. Grazie. È un onore essere qui oggi e vorrei soprattutto ringraziare la Società Storica di Copenaghen per aver reso possibile questo evento. Per decenni questa nave ha servito con orgoglio la più grande industria della nostra nazione e oggi vogliamo celebrare la prima fase del restauro della King Clupea. Questo è il tuo sorriso diplomatico? Mi dispiace che Edward non sia potuto rimanere, signor Christianson. Oh, capisco perfettamente. La ringrazio di aver invitato mio padre e me alle celebrazioni. Noi siamo onorati di averla qui, principessa Kirsten. Grazie. Adoro il nome della nave. Clupea non è il nome scientifico della ringa? Oh, certo, è vero, signorina Page. Molte persone lo ignorano. Stavo leggendo l'altro giorno di come Margrete, prima di Danimarca, combatté contro la Norvegia per la supremazia scandinava. Si gettò in una sfida navale per poter rifornire di cibo la città. Non avrebbe dovuto usare quelle misure estreme se avesse avuto il sostegno dei pescatori locali. A dire il vero, Kirsten, credo che tu sia in errore. Margrete era rispettata dai pescatori locali. Pensavano che fosse l'unica in grado di capire i loro bisogni. O forse perché era una regina. I borghesi sapevano che era la loro guida. In ogni caso, emise un editto reale dando ai norvegesi una settimana per lasciare il paese. Ed è ciò che fece. E devo dire che sono molto colpito dalla vastità delle sue conoscenze. Lei ha davvero abbracciato la Danimarca come sua nazione. Allora, vogliamo cominciare? Assolutamente. Ha un'aria splendida. Paige, immagino che tu non veda l'ora di assaggiare le specialità nazionali. Caviale di lompo. Oh, caviale di lompo. Signora, se vorrà mangiare il caviale non con la forchetta d'argento, ma con il cucchiaio per il caviale, eviterà che il metallo rovini il gusto. Oh. Mangeremo caviale stasera, Paige. Non dimenticare la forchetta. Mm. Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti alla futura regina Paige per la sua generosa sponsorizzazione dell'odierno evento di beneficenza Great Masters. La futura regina Paige. Grazie. Grazie, signora Lorenzen. Voi, amici miei, siete qui riuniti per sostenere una causa che è cara e vicina al mio cuore, a tutti i nostri cuori. Le nostre donazioni forniranno medicinali agli esseri più bisognosi del mondo. E ora vorrei presentarvi, da Roma, il maestro di piano Michele Elestroni, che ha accettato di intrattenerci con brani tratti dal flauto magico. Il maestro Elestroni! È un piacere. Si chiama Benta. Ha avuto un rantolo e poi ha perso i sensi. Era già accaduto prima? No. Qualche malattia, disturbo, no. Asma, epilessia. Benta. Benta, riesce a sentirmi? Benta, si svegli. Oh, è di nuovo tra noi. Lei è svenuta. È tutto a posto ora. Si sente bene? Oh, credo di sì. Cerchi di sedersi. Soffre di costrizione al torace. Sembra sia stato un semplice svenimento. Sì, il canto è stato troppo per lei. Oh.
signore. Bene, ecco qua. Uno per te. Grazie. Ti ringrazio infinitamente. Uno per me, grazie. Salute. Salute. Il dovere mi chiama, un secondo. Potrei far suonare Madame Butterfly e potresti cantare. O potremmo far strimpellare Il mio principe ondi verrà per fare un bel sogno. Signore e signori, potrei avere la vostra attenzione, per favore? Vorrei invitare Re Edward e la futura regina Paige sulla pista per guidarci nello Schnurrebacken. In realtà, io vorrei cedere il mio posto alla principessa Kirsten. Ho la totale certezza che balla lo Schnurrebacken meglio di me. No, Paige. No, davvero, davvero, insisto. Vai, mi piace vederti ballare. Sei pronta? Sì. Sono mortificata. Non importa, va tutto bene. Tutto a posto? A posto. 5, 6, 7, 8. Stai bene? Santo cielo. Forse posso fare... Sta bene? Credo di sì. Va tutto bene. Bene. Come hai imparato a ballarlo così? Sono piena di sorprese. Già. Lo Schnurrebacken. È stato un vero disastro. Come osa quella rivista farmi fare la figura della stupida? Kirsten, ti ho lasciato fare a modo tuo, ma ora ho perso la pazienza. E i fondi. Questa piccola farsa deve finire. Hai chiesto di vedermi? È su tutte le prime pagine. Oh, cielo. Chi sceglierà, Edward? Com'è potuto accadere? Vorremmo saperlo anche noi. Beh, non avrete pensato a me? Perché dovrei rischiare di alienarmi tutta la nazione della Danimarca pochi giorni prima del matrimonio? È una questione delicata. E vi ho dato la mia parola. E come sapete, ne ho solo una. È tempo di usare il volgare strumento dei media a nostro vantaggio. Una conferenza stampa, quando? Domani alle 2:30. Ho una lezione all'1. Paige, è una cosa molto, molto importante. Cercherò di uscire prima. Sei sicura? Sì, forse non è un problema. Va bene. Beh, senti, manderò Søren a prenderti alle 2:00. Siamo d'accordo? Alle 2:00. Grazie. Ma naturalmente dobbiamo ricordare, quando confrontiamo un anticorpo con un altro, che le sequenze di aminoacidi sono estremamente distinte. Accidenti! E ora affrontiamo un problema collegato, cioè la tossicità nelle trasfusioni di sangue. Lo so. Sarà qui tra qualche momento. Allora, la sposti! Ti aspetta una... Ehi, stai bloccando tutto! Lo so, aspetta una... Che sta succedendo? È un incidente, suppongo. Non possiamo attendere oltre. Finalmente. Re Edward, cosa ha provato quando è venuto a conoscenza della legge di successione? Dispiacere da prima e sorpresa dopo.
ma dobbiamo avere la flessibilità di riesaminare norme arcaiche come questa. Vostra Maestà, c'è un motivo per cui la signorina Page non è qui oggi? Lei... Sono qui! Scusate il ritardo. Signorina Page, scusate, una domanda alla volta. Signorina Page, intende procedere con il matrimonio? Ma certo, la legge di successione non cambia i miei sentimenti per Edward. È forse preoccupata per la reazione del popolo danese? Beh, sono arrivata alla conclusione che il popolo danese è uno dei più gentili e lungimiranti popoli del pianeta. Credo che avrà una reazione comprensiva e condiscendente. Re Edward è disposto ad abdicare al trono per sposare Paige? Che... signore, questa è una domanda fuori luogo. Ma Vostra Maestà, se non si trovasse una soluzione legale, lei rinuncerebbe al trono per sposare Paige Morgan? Signore, ancora una volta, credo che questo non accadrà. Signorina Page, lei vorrebbe che re Edward rinunciasse alla corona per sposarla? Lei... Rispondi quello che pensi, non hai paura. Nel mio paese non siamo limitati da usanze così insolite. Siamo liberi di sposare chiunque vogliamo. Futura regina Page, non considera la Danimarca il suo paese? Ma dove? Chiama gli Stati Uniti il suo paese. Ma non volevo assolutamente dire questo. Mia cara Page, ci sono cose che il popolo danese prende molto seriamente. La monarchia è una di queste. Ma io amo la Danimarca come amo tutti voi. Hanno estratto le mie parole dal contesto. La stampa non sa cosa vuol dire contesto. Gli importa solo vendere giornali. Lo dovresti sapere. Io non riesco a far fiorire gli ibridi. Sono molto delicati, vero? Qual è il segreto? La luce è importante. Li espongo alla luce quasi tutto il giorno. Devo provare anch'io. E queste zamioculcas? Sono meravigliose. Ci sa fare veramente con i fiori. Grazie, è il mio hobby. Paige! Ti ho cercata dappertutto. Se è per questo ti stavo cercando anch'io. Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì, benissimo. Volevo parlarti un po' di oggi. Sì, volevo parlartene anch'io. Senti, ho una riunione alle 6 in punto e dopo potremmo cenare insieme da qualche parte, noi due da soli. Vorrei chiederti se è possibile cenare prima perché ho un gruppo di studio e probabilmente finiremo tardi. Giusto, va bene. Il fatto è che gli esami sono... Sì, lo so, tra 2 settimane. Va bene, guarda, potrei riprogrammare la riunione e ma poi... No, non voglio che tu lo faccia, è troppo importante per... No, hai ragione, va bene. Beh, Eddie, io, se preferisci, no, io... No, va bene, va bene. Sei sicuro? Sì. Sì, va bene. Ciao, Paige. Aspetta, non dimenticare questa. Grazie, Jake. Ne avrei bisogno. Ciao, buona serata. A presto, grazie. Allora, come ti senti? Beh, sono un po' incerta sulle immunoglobuline, ma a parte questo... No, io non sto parlando dell'esame, Paige. Sto parlando dei tabloid e della faccenda di Kirsten. Io non lo so, so solo... Insomma, che non desidero altro nella vita che sposare Edward, ma... Tutta questa storia. Senti, di Kirsten e dei tabloid... Andrà tutto bene. Ne sei convinto? Paige,
Sei una meravigliosa ragazza e diventerai un bravissimo medico. Ma sarò anche una brava regina. Sì. La Danimarca è molto fortunata. Grazie, Jack. Apprezzo molto la tua insincerità. È la verità. Vieni qui. Beccati. Credevo che fossi andata a studiare. Infatti, è vero. Eddie, questa è una montatura. Davvero? Insomma, voi due sembrate molto affiatati. Jake è un mio caro amico. Quando tutti sono andati via, gli ho detto ciò che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare. E così lui mi ha... abbracciata. Nient'altro. Vedo. Che c'è? Che cos'hai? Niente. Eddie, dimmelo. Tu non crederai davvero che io mi... Dopo tutto quello che ho sopportato... Sono troppo stanca di dovermi difendere da quegli stupidi tabloid. Il punto è che non dovresti farlo. Già, esatto. No, non mi hai capito. Non dovresti metterti in una situazione neanche lontanamente compromettente. È ora che tu smetta di comportarti come... Come cosa? Cos'è che hai dovuto sopportare? Come cosa, Eddie? Come una norma? Paige, nel bene e nel male, le cose avvengono in modo diverso qui. Lo so. E quando permetti che le tue azioni possano essere fraintese in qualche modo, danneggi molti altri, a parte te stessa. Come te, vero? Ah, giusto, non l'avevo detto. Ma sì, come me. Come la mia famiglia. Come l'intera monarchia. Sai i rischi che ho corso per te? Insomma, tu credi... Credi che sia stato facile per me? Facile per te? Forse Kirsten ha ragione. Ha ragione su cosa? Oh, andiamo, Eddie. Magari non penso come una reale, ma non sono stupida. E al contrario di quello che hai detto, non sono affatto paranoica. Beh, di che parli? Cosa... Che tu decida di accettarlo o no, Kirsten ha cercato di mettersi tra noi dal primo momento. E la cosa buffa è che probabilmente ha ragione. Sono convinta che lei ti appartenga più di me. No, Paige, senti, non la penso così. Io su di lei non la penso così. Forse questo è quello che credi. Ma dentro di te senti che c'è qualcosa di sbagliato. L'arrivo di Kirsten, la scappatoia, i tabloid. Questi potrebbero essere tutti segni. Paige, no. No, Paige. Ascolta, quando il reporter ti ha chiesto se eri disposto ad abdicare al trono, hai risposto solo che non sarebbe stato necessario. Ma se invece lo fosse, saresti davvero pronto a rinunciare a tutto questo? Beh... Mi devi credere, sono molto confusa. Paige, senti, io non... Avevo cominciato a credere nelle belle favole. Ma che fai? Mi dispiace, Eddie. Thank you.
Sì. Ciao. Posso entrare? Ho saputo quello che è successo. Mi dispiace così tanto. So quanto deve essere difficile per te. Non so, ma sento che è colpa mia. I tuoi sensi di colpa non mi aiutano. Sì, certo, mi dispiace, non volevo parlare di me. Ma è quello che provo. Sai, pensavo che forse era una cosa impossibile fin dall'inizio. Beh, il nostro mondo è diverso da quello delle altre persone. Già. Sai, Edward, ci conosciamo da una vita. Non avrei mai pensato di trovarci in una tale situazione. Credevo che mio padre fosse folle. Ma la verità è che più sono qui, più me lo chiedo. Ti chiedi cosa? Eddie. Forse nessuno ha trovato una scappatoia perché una scappatoia non deve essere trovata. Devi sposarti prima del tuo 23° compleanno che cade 3 giorni dopo il tuo previsto matrimonio. Il giorno in cui sarai obbligato dalla legge danese a prendere una principessa scandinava in sposa. Potrebbe non essere una coincidenza. Può essere il destino a volere la nostra unione. Buon Dio. Signorina Page, è stupido. Credo che lei debba tornare a palazzo. Non è possibile. Perché no? Conosce la risposta, Søren. Rimarrò qui solo fino alla fine degli esami. E poi tornerò negli Stati Uniti. Signorina Page, sa, da ragazzo giocavo a football. Mi correggo, volevo dire a soccer, mi scusi. In una delle nostre migliori squadre giovanili. Vedendomi adesso è difficile crederlo, ma ero piuttosto bravo. Uno dei migliori giovani giocatori della nazione. Quando ho compiuto 16 anni, ho giocato una partita di campionato che aveva attirato osservatori da tutta Europa. Si sono create aspettative e pressioni che non avevo mai sentito. In ogni caso, io, per tutta la partita, ho cercato di far colpo sugli osservatori e per riuscirci ho esagerato. E ho giocato la partita peggiore della mia vita. Vede, signorina Page, avevo dimenticato perché mi trovavo in quel luogo. E perché era là? Perché amavo quello sport. Lo amavo da sempre. Arrivederci, signorina. Addio, sir. Mi dispiace, Edward. So quanto deve essere difficile per te, ma la monarchia va protetta. Dunque, che vuoi dire? Vuoi dire che devo sposare Kirsten? Quello che dico è che dobbiamo fare ciò che è meglio per il popolo, non quello che è meglio per noi.
Spending all my time wondering if you make me as happy as I say. Wasting all my words on you. Ciao, mamma. Io sto bene. Ti ho chiamata per dirti che... Beh, si tratta del matrimonio. Pensi che sia troppo tardi per farti rimborsare i soldi del biglietto? Seren, ho preso una decisione. Non credo che sia quella di rallentare un po'. La velocità mi aiuta a riflettere, lo sai. Ha provato con la meditazione, stesso risultato senza il rischio di perdere la vita. Ho deciso di dire di sì al matrimonio. Con la principessa Kirsten? Beh, ho pensato a quello che ha detto sul destino e credo che non abbia tutti i torti. Ma signore... No, niente storia. Sono il re e devo comportarmi da re. Come? Il modo in cui la guarda è il suo sorriso diplomatico, non è il suo sorriso. Guarda! Come dici tu, ti credo sulla parola. Devo trovare una scappatoia, ma non so dove cercare. Io potrei. Come? Dove? All'archivio degli antichi documenti. Che si trova proprio qui nel campus. Facoltà di legge. Sbrigati, Jake, il matrimonio è domani! Paige, aspetta! Ci serve aiuto! Ascolta, i miei amici che studiano diritto saranno un po' strani, ma nessuno conosce quei libri quanto loro. Dove sono gli archivi? Di sopra? Sotto di te, nelle catacombe. Non troppo, speriamo. Wow. Ci siamo vicini ora. Che ore sono, Jake? Quasi le 8. 14 ore per trovare la scappatoia. E 14.000 libri da guardare. Oh.
io che credevo che la chimica organica fosse difficile. Non preoccuparti, Eric ci dirà che cosa cercare. Ti scriverò le parole. È mattina qui in Danimarca e trasmettiamo in diretta dalla grande cattedrale di Copenaghen. 50.000 persone affluiranno nelle strade oggi pomeriggio a luna per ammirare il corteo delle nozze reali tra Re Edward e la principessa Kirsten. Jake, non la troveremo mai. Sì, ce la faremo. Abbiamo 2 ore. Ho trovato qualcosa. Guarda. Non demordere. Portatemi qui immediatamente l'auto. Grazie. Edward! Ma dove stai andando? Non ho altra scelta. Ragazzi, sono stanca morta. Eddie. Paige. Paige, c'è. Ci sono tante cose che devo dirti. So di averti irritato quando ti ho detto che mettermi con te era un rischio. Ma la verità è che la vita non vale niente se non si corrono dei rischi. Ecco perché ho corso un rischio nell'accettare il matrimonio con Kirsten. Ho pensato che mi avrebbe dato il tempo che mi serviva per trovare una scappatoia alla legge. Ma sfortunatamente noi non ci siamo riusciti. Eddie, io... Allora sai, se questo significa che devo abdicare al trono, allora... così sia. Ti amo, Paige Morgan. Ti amo e per me non è possibile pensare a una vita senza di te. Mi dispiace, Eddie. Non ti permetto di rinunciare al trono. Ecco perché ti servirà questo. Già, la scappatoia. Ma come diavolo? Oh, ti amo. Aspetta. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Deve aiutarmi. Sì, signore.
Perfetto, signore. Le loro maestà Rosalind e Harald stanno per raggiungere la grande cattedrale per le nozze reali tra re Edward e la principessa Kirsten. Ha un aspetto assolutamente incantevole, signorina Kirsten. È soltanto un po' tesa. Del tè? No, non voglio il tè. Le passerà il nervosismo. Non sono affatto nervosa. Solo un sorso. Non voglio... Guarda che hai fatto! Sono estremamente rammaricato, mi perdoni. Mi permetta di aiutarla a pulire. Oh, no! Peggiori le cose così! Smettila, idiota! Beh, restate impalati! Fate qualcosa! Scusa, tu devi recitare l'intera Costituzione. Non devo memorizzarla, devo solo leggerla. Davanti al Parlamento. In danese. Ah. Tieni. Comincio a studiare. Ma come si permette, sorella? Scusi, signore, la signorina Kirsten non vuole essere disturbata. Qualcosa non va? No, no, sta benissimo. Desidera solo stare un po' tranquilla. Oh. Sa come sono tese le signore in queste circostanze. In effetti, vuole che le dica che vi vedrete nella cattedrale. Vuole farle una bella sorpresa. Potrà trovare cibo offerto dalla Real Casa nella limousine. Bene. Su, le dica di sbrigarsi. Ma è una cosa impossibile. Andrai benissimo. Puoi farcela, dai. Ci siamo. È re Edward con... Signore e signori, ci sono nuovi sviluppi. È Paige Morgan. Paige Morgan sta entrando nella cattedrale. Madre. Sir mi ha raccontato tutto. Grazie. Vieni, cara Paige. Abbiamo 10 minuti per fare di te una regina. Su, uscite. Diamo alla principessa un po' di privacy. Aspetta! Sono pronta per andare. Sì, signorina Kirsten. Ritorno in un balino. Carl, chiedono di te nelle stalle. Credo che sia un'emergenza. Meglio che tu vada. Grazie, signore. Ah, Sören,
Dov'è Kirsten? La signorina Dove Kirsten sono tutti arriverà gli... tra un minuto, signore. Tra un minuto? Oh, ma cielo. Che c'è? C'è una macchia. Dove? Ma qui, sul retro della giacca, sembra Würstel di fegato. Würstel di fegato? Sta spandendo la macchia, le suggerisco di andare in bagno. Ottima un po' d'acqua idea. Dovrebbe bastare. Ma mi avverta nel momento in cui Kirsten arriva. Sì, signore. Sistemato tutto? Sì, signore. Signore e signori, posso avere la vostra attenzione? C'è un lieve cambiamento di programma. Non può farlo! Io... Cosa ci fa questa qui? Come dicevo, c'è un cambiamento di programma. La legge dice... La legge. La legge. Questa è la prima costituzione danese redatta a Vordingborg nel 1282, cioè 41 anni dopo che venisse promulgato il codice dello Jutland, quindi è più attuale e vincolante. Essa stabilisce che, qualora un possibile erede di discendenza borghese possa dimostrare la conoscenza della nostra Costituzione, in danese, davanti al Parlamento, la legge di successione è nulla e quindi non valida. E dato che il Parlamento è qui riunito per la cerimonia, non c'è un momento più adatto per Paige di mostrare ciò che sa. Buff! Denne grundlo gela fohile de denske ri. La Costituzione si applica a tutte le parti di questo regno di Danimarca. Regeringsform. Regering. Sì, continua, va bene. Regeringsform ea inskranket monarchie. La forma di governo sarà quella di una monarchia costituzionale. Dove sono tutte le auto? Perché nessuno vuole rispondermi? Kun her nu minns vi står her, ea den grundlo. E se il progetto di legge riceve l'assenso legale, diventa parte integrante del diritto costituzionale. Molto bravo. Si ha dato inizio alla cerimonia. Cammina! Muoviti! Sono la regina! Se ti ordino di muoverti, muoviti! Sono arrivati. Ci ha chiamato un uomo di nome Søren. Tesoro mio, sei veramente splendida.
antenato a antenato, da dinastia a dinastia. Da 5.000 anni la corona è diritto di nascita del re e della regina di Danimarca. Ma la cerimonia di oggi segna una nuova era nella tradizione della successione. Il percorso è stato impervio e ricco di incertezze. Eppure il coraggio ha portato la gioia e come il nostro re ha aperto il suo cuore, così fa la nazione. Con giuramento solenne, re Edward, vuoi concedere alla futura regina Paige il tuo cuore e il tuo eterno amore finché morte non vi separi? Lo voglio. Con giuramento solenne, futura regina Paige, vuoi concedere a re Edward il tuo cuore e il tuo eterno amore finché morte non vi separi? Lo voglio. Allora, con la benedizione di Dio e della Danimarca, vi dichiaro dunque marito e moglie, re e regina. Potete consacrare questo legame eterno con un bacio. Fermatela! Fermatela! È il mio matrimonio! E la borghese non può fare la regina! Kirsten. Ma guardatela! Kirsten. Sono io la regina! Kirsten, smettila! Sono io la regina! Kirsten. Sono io la monarca! Sono io! Lasciami andare! Io ti amo! Io ti amo! Edward, ti amo! Forse non è una favola, ma ci va molto vicino. Yeah.